al di fuori delle posizioni della Chiesa ufficiale, secondo te un cristiano, un credente, cosa ha da dire davvero ai fini della nostra convivenza umana al mondo? Ma io dico per me, per quelli che mi sono vicini e con cui vivo, io dico semplicemente: oggi cerchiamo di vivere una grammatica umana seria tra di noi. Se in questa grammatica umana c'è speranza cristiana, lo verificheremo insieme e insieme vivremo sta speranza. Ma prima cerchiamo di vivere una grammatica umana. E però in cosa consiste questa grammatica umana? Relazioni, volerci bene, comunicare, poter essere gli uni accanto agli altri davvero in verità, poter avere relazioni d'amicizia, di amore, perché intanto non c'è niente d'altro nella vita. Adesso voi che siete vecchi, lo dite come me, cosa ci abbiamo nella vita guardando indietro? Io se penso, non mi sono sposato, non ho figli, l'unica cosa che ho gli amici. Gli amici sono il tesoro che ho avuto e che ho, quelli già morti, quelli... non ho nient'altro, ma quelli valeva la pena che io vivessi. E ti posso dire una battuta, ma se di là non trovassi gli amici, me ne frego dell'aldilà e di tutti i dei e di tutti i santi. O trovo gli amici, quelli che ho amato e mi hanno amato, o vado a far bagno tutti. Eh sì, chiaro, sia chiaro. Però è la stessa grammatica umana che tutti gli uomini, cristiani o no che siano, intendono adottare e parlare e alla quale riferirsi. Allora, perché può valere, la mia storia personale è una storia di allontanamento dalla pratica cristiana, ma oggi, ecco, la mia grammatica, la grammatica che parlo io, è la stessa a cui fai riferimento tu. Ma è la stessa, è la stessa. Il problema unico, ti dico, è quel pezzettino che ho detto. Se in noi nasce una speranza, camminando insieme con sta grammatica, che la morte non è l'ultima parola, questa sarà la fede cristiana che ce lo dirà. Ma io non te lo dico per via, ce lo diremo insieme se è possibile innestare questa speranza. Ma il cammino lo facciamo con la grammatica umana, tu e io insieme, e basta. Però la speranza che ci sia un al di là, questo me lo dice la fede, altrimenti non ho elementi. Sai, oggi leggevo un bellissimo libretto, mi ha molto stupito, è un libretto francese appena uscito, di Yankelevich, sulla morte. Lui dice significativamente: o viviamo nella finitudine, accettando, o altrimenti vogliamo un'immortalità nel nulla. Ed ha ragione, è il ragionamento umano. Ma anche lui dice: se poi io mi faccio la domanda, ma tutto questo ha un senso, e penso a quanti nella vita hanno vissuto solo male, oppressi, vittime, schiacciati dal potere, io oso sperare che ci sia una restituzione all'integrità. Questa restituzione che cosa sarebbe? Adorno si fa la stessa domanda e diceva: una resurrezione dai morti? Ma questo appartiene alla fede, diceva Adorno, da volto in gamba che era. Giustamente, per cui io non la posso dire se non ce la diciamo vicenda camminando insieme, ma con quella grammatica umana che ci tiene insieme. Quel che conta è l'amore, è l'amicizia, è la relazione, è la giustizia, è il volerci bene, è la trasparenza. Viviamo questo perché se sogniamo un'immortalità viviamo nel nulla. Non so, Emanuele. Mm-hmm. Sì, sì, sono... posso dirmi d'accordo, mentre mi sembra che il cristianesimo però abbia veramente, Ciorandi diceva che il cristianesimo aveva i secoli contati. Sì. Mi sembra che sia un destino segnato, poi con possibilità di sopravvivenza, di ritorni, di chissà, però
nel mentre le forme del rito, un certo tipo di tradizione, anche un certo tipo di cultura. Sì, sì. È destinato all'estinzione. Attualmente, se continua così, io vedo proprio la debolezza attuale della fede. E poi vi dico la verità, per me, come per tanti altri, il senso della solitudine del credente oggi. Perché mentre una volta, con ogni probabilità, in quel mondo incantato da Dio, c'era un corpo, c'era una chiesa, adesso in questa situazione tu non hai più in realtà degli altri, fai il viaggio da solo. La grammatica comune della quale stava parlando potrebbe essere una risposta. A me è successo di fare un incontro strano in metropolitana qualche giorno fa, e questo incontro strano, quando ho finito di parlarci, sono scesa dalla metropolitana, mi sono trovata a riflettere, ho detto forse ho incontrato un angelo. E per me credere negli angeli è improbabile, però ho avuto questa strana impressione, perché questo signore mi ha raccontato delle cose con una semplicità talmente estrema. Mi ha raccontato in breve la sua vita, nel senso, ma in una fermata, nello spazio di una fermata, mi ha raccontato che era stato investito da un camion ed era vivo per miracolo. E poi a un certo punto mi guarda e mi fa: ma però non si può pensarci all'ultimo momento, bisogna decidere un po' prima di lavorarci, di credere. Ma io allora a questo punto, quando sono scesa, poi ho iniziato a rifletterci e ho detto: ma se mi hanno sempre detto che la fede è un dono, come la metto con questo incontro? Devo dire, è toccante, perché non è facile, insomma, che le persone li tocchino in questo modo, insomma, lasciando una traccia. Per questo l'ho definito un angelo. È molto difficile parlare di queste cose tra persone che è la prima sera che ci vediamo in faccia gli uni gli altri, e quindi non ci conosciamo, ma io credo che gli angeli sono stati inventati. Perché ce n'è bisogno di dire che c'è un angelo che ci ha parlato? Perché tutti noi nella vita, io che sono vecchio, ve lo dico a voi giovani, sappiate che ci sono le apparizioni, ci sono gli angeli, non quelle della Madonna di Mogiugorje, spero ben che voi lo capiate. Ma chi di noi non ha avuto nella vita delle apparizioni? Ci sono immagini che poi ci restano dentro di noi, torniamo col pensiero, ci hanno toccato, sono reali, sono un messaggio, come dicevano i greci, sono incontri con sconosciuti che sono Dio. Ecco, non diamogli nessun valore di trascendenza, di divino, di cosa, ma stanno all'interno delle nostre possibilità umane. Io credo che il mondo della bellezza è un mondo che soprattutto è assaporato quando si manifesta con apparizioni. Le cose più belle non le abbiamo viste reali, le abbiamo viste in apparizioni. Quindi è molto bello, ci aiuta a vivere, ma dobbiamo pigliarle come gli angeli ci racconta la Bibbia, senza dar loro il significato che erano mandati da Dio. Come dicevano i greci piuttosto, incontrarsi è divino. Io credo a quello. Sono molto greco, molto pagano. I libri che leggo di più sono sempre i greci, dopo la Bibbia. Continuo anche da vecchio a avere vicino a me la biblioteca dei libri greci, cui non mi stufo mai.